torna a tener banco la questione sicurezza per lo stadio San Nicola di Bari. La commissione prefettizia di vigilanza sui pubblici spettacoli ha chiesto una serie di verifiche e certificati necessari per rilasciare la nuova agibilità, una procedura di natura burocratica per la struttura che sabato sera è stata teatro degli incidenti durante Bari Avellino di Team Cup. Tra i provvedimenti necessari, il restyling dei petali di copertura dello stadio e il ripristino in alcuni punti del circuito di videosorveglianza. In assenza del certificato non si potrebbero disputare partite con spettatori al San Nicola, che dopo il recente accordo vede la manutenzione straordinaria a carico della FC Bari 1908. Il 4 settembre intanto sarà Italia-Olanda, mentre tre giorni dopo il Bari giocherà la prima partita interna di campionato contro il Perugia. Ai nostri microfoni l'assessore allo sport del comune di Bari, Pietro Petruzzelli, circoscrive l'allarme e chiarisce i passi in avanti fatti sulla questione. Praticamente ho verificato con la società il certificato della prevenzione incendi è già in loro possesso. Stanno lavorando sulla questione della videosorveglianza, quindi sia la sostituzione di alcune telecamere che la messa a norma, diciamo, dell'intero impianto. E l'altro problema che mancava era la questione del generatore, dopo ce n'era solo uno invece dei due che erano previsti, perché l'altro non funzionava. Loro stanno tentando in questi giorni di recuperare l'esistente, altrimenti lo sostituiranno con uno nuovo. Io credo, e loro mi hanno garantito, che entro la fine della settimana sarà tutto risolto, quindi è un allarmismo ad oggi ingiustificato. Diciamo che la prima partita allo stadio San Nicola in realtà è tra poco meno di due settimane, fino a quel termine ci sarà nulla osta da parte della prefettura, mi pare di capire. Non solo, ma c'è prima la partita della nazionale, quindi per quella data sicuramente sarà tutto pienamente in regola e funzionante. Luca Guerra per Controradio News.